Avevo la necessità di acquistare un metro laser, quindi ho fatto qualche ricerca su Amazon per individuare quale fosse il miglior prodotto rapporto qualità-prezzo. Alla fine ho optato per quello che, secondo le varie recensioni, sembrava essere un giusto compromesso. Leggendo i commenti dei clienti sugli altri misuratori laser presenti su Amazon, molti lamentavano problemi nell'accuratezza delle misurazioni. Secondo quanto scritto, alcuni modelli presentavano un margine di errore da 3 a 6 mm, approssimazione presente anche nei modelli delle marche più blasonate, anche se minore. Infine, ho deciso di optare per questo misuratore marcato Grambing, che, come dichiarato dal produttore, dovrebbe avere un margine di errore di circa 1 mm, piuttosto basso, valore che sembra confermato anche dalle recensioni dei clienti. Quindi, messi da parte gli altri misuratori laser economici e quelli più costosi come i Bosch, poiché nei modelli economicamente più accessibili non era presente la livella a bolla, ho proceduto con l'acquisto del distanziometro laser economico Grambing CP60S, spinto anche dal prezzo di circa 36 euro. La spedizione è stata velocissima e il prodotto è arrivato in una confezione in cartone piuttosto essenziale, sulla quale sono riportate alcune specifiche tecniche. Al suo interno troviamo il metro laser, che misura 18x6,6x4,4 cm e pesa 240 grammi, una custodia per il trasporto, un paio di batterie ministilo e un libretto di istruzioni in lingua inglese. Assente invece il laccetto da polso. Il prodotto è totalmente realizzato in plastica rigida e costruito in classe IP54, quindi resistente a polvere e spruzzi. Non mi soffermerò nel descrivere il design e i materiali, in quanto si tratta di un dispositivo da lavoro. Tuttavia, mi sento di fare un piccolo appunto. Avrei gradito fossero stati applicati dei rinforzi in gomma per migliorare il grip e proteggere il metro da eventuali urti. Sulla parte frontale troviamo il display retroilluminato, la bolla che ha la funzione di livella e tutti i pulsanti. Nella parte posteriore invece è posto il vano per le batterie e un foro da 3 quarti di pollice per fissare il misuratore su un treppiede. Infine, sulla parte superiore troviamo la lente dalla quale viene proiettato il laser. Il modello in questione riesce a misurare da 0,005 fino a 60 metri, come già detto, con un margine di errore di circa 1 mm. Può sommare o sottrarre automaticamente le misure o calcolare le formule dell'area, del perimetro e del teorema di Pitagora, effettuare misurazioni singole o continue e calcolare volume e superfici. Tra le altre caratteristiche troviamo laser di classe 2, spegnimento automatico del laser dopo 20 secondi di inutilizzo, spegnimento automatico del misuratore dopo circa 90 secondi di inattività. Dopo un po' di pratica, il funzionamento è abbastanza semplice, il metro si attiva dal pulsante MINZ ON, mentre per effettuare una misurazione è sufficiente puntare il laser e premere nuovamente il tasto MINZ per visualizzare la misurazione nella parte bassa del display. Il tasto con il parallelepipedo va usato per scegliere una delle tre modalità di calcolo, calcolo di una retta, calcolo dei metri quadri, calcolo dei metri cubi. Il pulsante UNIT consente di cambiare l'unità di misura da metro, pollici e piedi. Troviamo ancora il pulsante Teorema di Pitagora per calcolare indirettamente la distanza servendosi di altre due misure, i pulsanti più e meno per addizioni e le sottrazioni, il pulsante per attivare e disattivare la retroilluminazione, il pulsante per cambiare il punto di partenza delle misurazioni e infine il pulsante Clear Off che consente di cancellare le ultime misurazioni o spegnere il dispositivo se premuto più a lungo.